Solo questa. Ho 34 anni. Perché il cartello hanno ucciso suo zio e altri due partigiani in via Tibaldi. Sono andati a prenderle dentro in un caffè, che erano dentro per un caffè, la spia, il portafoglio del caffè, e hanno ucciso lì. E c'è anche la lapide là. Facevo la sarta e allora lavoravo in casa, insomma, cioè delle ragazze, lavoravo in casa. Quando consegnavo il vestito, invece di pagare 5, faccio pagare 7, e tutti i soldi andavano sempre nel partito, insomma. Avevamo 7-8 ragazzi giovanotti, insomma, che dai 16-17 anni non erano chiamati alle armi. E andavano in giro a mettere i manifestini di notte. E io li preparavo sempre tutti i secchielli della colla con una farina bianca. C'era sempre anche la ronda lì dei fascisti, no, che giravano. E se li prendevano, li portavano via subito, no? Allora scappavano a casa, lasciavano giù tutti i suoi secchielli, scappavano a casa, venivano su tutti da me. Io andavo anche magari nelle farmacie, tutti i medicinali che si poteva raccogliere, un po' che prendevo io, un po' lasciavo la voce a quelli che conoscevo bene, prendevamo tutti qualche cosa e si poteva raggranellare o soldi o roba da mandare in montagna, insomma. E dopo c'era la staffetta che glieli portava, insomma, sti porifio che lavoravano in quel modo lì. Ha aiutato i partigiani quali? Quelli rossi o quelli bianchi? Oh, quelli rossi, non quelli bianchi. Ma in casa mia, al 25 aprile, sa che avevano tutta la casa piena, facevano la fila a venire a farsi pitturare tutti quei foulard rossi di traverso. Venivano lì a farsi fare tutto il falcemartello, cioè avevo il pennello con l'oro, a farsi fare tutte le falce martello per sfilare, per fare la sfilata. Dove abbiamo occupato la sede dei fascisti, siamo andati su noi. Allora è stata la radunata dei partigiani di maggio e io sono andata sul balcone e ci ho fatto un bel discorso a tutti i partigiani. Dopo io ero tutto comunista. Anche i fascisti vedono tutti i comunisti, diciamo, che come va sta storia qua? Sapevamo che erano quelle le spie, tutte le spie. Allora le abbiamo radunate e io con la macchinetta gli ho fatto tutta la velota. Li ha rasati? Tutti rasati e poi pitturati di rosso. Li abbiamo fatto sfilare e farli vedere a tutta la gente, quelli che, e tutto il male che hanno fatto a tutti questi poveri. Questo ragazzo qua doveva venire giù a portare un volantino, portare delle cose, insomma, per richiamare gli altri per andare su. È venuto giù a Indra, dalla montagna, è venuto giù in città, si chiamava Negroni. Dalla mia finestra vedeva la sua finestra e anche quello lì ha fatto la spia che era a casa. Come è arrivato giù l'hanno ucciso. A Milano, la Muti, lì era un ritrovo dei fascisti, che lì era il piccolo teatro. Quando è finita la guerra, erano pieni i muri di sangue, perché lì li obbligavano a parlare, li buttavano per terra, gli hanno fatto tutti i colori questi porifiori, quando li prendevano. C'era le mura, tutte schizzate, ma mi sono andata soltanto a spiare così perché non ce la facevo di vedere dentro tutto. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. La bandiera rossa è fatto. La cucita lei? Ho preso un pezzo di seta, la foda era per un paletò ed era rossa. Mio marito ha preparato una bella asta e abbiamo preparato la bandiera. Allora via in Piazza Loreto con la bandiera e tutta quella squadra lì che c'è sulla fotografia.
Madonna. C'era Moscatelli. Moscatelli, brava, proprio la Moscatelli. Ecco, e ci hanno portato via la bandiera. Cioè, dal camion non ci avevano la bandiera. E c'è la ragazza che ce l'aveva, che la teneva sulla bicicletta, gliel'ho tirata su. Ma è stata la prima bandiera che è andata a Milano. E non c'era in giro nessuno perché avevano paura tutti. Tutti avevano paura, non c'era in giro nessuno, soltanto i partigiani che venivano giù dalla Valdosola. Compio 124 al mese di luglio. Come 124? Oh, 124! 104, porca miseria! Chissà in Duca Sungemolce, mi dico. Oh, che ridere, oh.